Buongiorno a tutti e bentrovati. In questa nuova lezione riprendiamo il discorso sulle figure retoriche. Prima però di addentrarmi nell'analisi di ulteriori figure rispetto a quelle che abbiamo già preso in considerazione nella prima parte, apro una parentesi su quella che è la storia di questa materia. La definizione di retorica e la classificazione delle sue parti costituiscono un nodo problematico abbastanza impegnativo da sciogliere e che dovrebbe essere affrontato innanzitutto in una prospettiva storica, quindi che vada a tener conto delle diverse concezioni, classificazioni che si sono succedute nel tempo. Qui diamo invece, diciamo così, una panoramica, un primo approccio alla considerazione di questa materia. Però ecco, può essere opportuno fare appunto un breve cenno a quello che la retorica era nell'antichità. In passato, appunto in epoca antica, la retorica era proprio l'arte dell'argomentare, ossia del dire in modo persuasivo ed efficace. Quindi l'acquisizione e l'uso delle tecniche retoriche aveva delle finalità essenzialmente pratiche, cioè di persuasione, di convincimento nei confronti della persona a cui si rivolgeva un discorso. E si esercitava in particolare in tre ambiti: in ambito giudiziario, quindi per l'accusa o la difesa di un imputato in un processo; in ambito deliberativo, quindi per convincere un'assemblea a deliberare su un certo problema in un modo piuttosto che in un altro; o in ambito dimostrativo, quindi in occasione di discorsi di natura celebrativa, quindi con la funzione di convincere un uditorio che un personaggio fosse degno di lode oppure di riprovazione. E possiamo dire in qualche modo che la retorica non ha mai del tutto perso queste sue funzioni, diciamo non completamente. Neppure nell'età imperiale, quando nell'antica Roma si discuteva sulla crisi della retorica, e alcuni sostenevano che appunto la retorica fosse in crisi a causa dello svuotamento delle istituzioni repubblicane, quindi di quel processo che andava a togliere senso all'esercizio politico della retorica dal momento che il princeps decideva di fatto ogni cosa. Ecco, possiamo dire che invece piuttosto vale la pena di sottolineare che la retorica non perse la sua funzione, ma in un qualche modo la incanalò, andando soprattutto a trovare un'applicazione letteraria. Quindi, soprattutto nei periodi di crisi o in seguito a queste fasi di crisi politica nell'uso della retorica, questa materia divenne proprio oggetto di riflessione in funzione di un uso letterario. Quindi anche si è notato quasi un progressivo distacco dal contesto socio-politico in cui era sorta e si era sviluppata, quindi da un lato una sorta di snaturamento di questa materia per dare luogo tuttavia ad un nuovo impiego di quest'arte. Nel mondo antico la retorica era composta di diverse parti, di cinque parti: l'inventio, cioè la scelta degli argomenti più efficaci da usare nel discorso persuasivo, nel corso dell'orazione; la dispositio, quindi la strutturazione dei contenuti, la disposizione ordinata degli argomenti, ma anche delle parole, delle figure nelle singole parti; l'elocuzio, quindi la cura nell'espressione, possiamo dire il rivestimento, l'ornamento verbale delle idee; la memoria, quindi la memorizzazione del discorso con tutto anche un apparato di tecniche particolari di ausilio a questa attività; e l'actio, quindi la scelta del tono, dei gesti, della mimica da utilizzare nel corso del discorso. Quindi si trattava veramente di un'arte, di una materia molto elaborata. Ecco, possiamo dire che nell'uso letterario della retorica è soprattutto l'elocuzio ad essere privilegiata, quindi quella parte che va a curare proprio l'espressione, il rivestimento e l'ornamento verbale delle idee. Ecco, l'elocuzio a sua volta si suddivideva in quattro virtutes, e di queste quattro è soprattutto l'ornatus, cioè l'ornamento, che dà luogo all'istituzione e all'uso delle cosiddette figure retoriche. Ecco, quindi questo preambolo ci aiuta a capire, a inquadrare meglio questa materia che è piuttosto complessa. Come
Come dicevo prima, delle figure retoriche ne analizzeremo solamente alcune, quindi ne esistono moltissime, alcune di uso comune anche proprio nel parlato, molti di questi artifici li utilizziamo correntemente senza nemmeno rendercene conto, altre viceversa sono più rare e molto più ricercate. Allora, partiamo oggi con la perifrasi. La perifrasi è una circonlocuzione, ovvero sia un giro di parole che viene usato in sostituzione di un termine singolo o di un'espressione più sintetica. Prendiamo un esempio da Dante: vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, cioè si vuole così in quel luogo laddove è possibile ottenere tutto ciò che si vuole. Quel luogo è il cielo, quindi Dante per indicare il cielo utilizza questa lunga perifrasi. Un'altra figura retorica abbastanza comune è la litote, che è un'asserzione fatta mediante la negazione del suo contrario. Ad esempio, se diciamo anche nel linguaggio colloquiale, Stefano non è un cattivo ragazzo, intendiamo dire che è buono. Oppure, prendiamo un esempio letterario da Manzoni, Don Abbondio non era nato con un cuor di leone, quindi dire non era nato con un cuor di leone è appunto una litote, che significa che Don Abbondio era un vile. Poi un'altra figura retorica piuttosto frequente, anche piuttosto facile da individuare, è l'allitterazione. L'allitterazione è la ripetizione di una lettera o di un gruppo di lettere in una o più parole successive. La si trova particolarmente a inizio parola, ma la si può trovare anche all'interno. Prendiamo sempre un esempio da Dante: e caddi come corpo morto cade, nella chiusura del canto quinto dell'Inferno. La ripetizione della K, caddi come corpo cade. Quindi la durezza di questa consonante ci dà l'idea di questo tonfo appunto improvviso. Oppure, sempre stando su un autore del 300, vediamo Petrarca: di me medesimo meco mi vergogno. La ripetizione della me medesimo meco mi vergogno. Sempre diciamo in funzione di intensificazione del concetto che si esprime. Poi, altra figura retorica abbastanza frequente è l'anafora. Si tratta sempre di una ripetizione, però non è più la ripetizione di una lettera singola o di un gruppo di lettere, ma proprio di una parola o più parole all'inizio di periodi, frasi e magari versi successivi. Ricorriamo sempre a Dante con un esempio celeberrimo: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Quindi in questo celebre passo dell'inferno, sopra la porta dell'inferno, campeggia questa scritta: per me si va, per me si va, per me si va. Quindi a sottolineare come questa porta, il per me indica un attraverso di me, quindi la porta rappresenta il tramite per il quale le anime che giungono a quel punto accedono all'inferno. Poi l'anastrofe è un'altra figura retorica di uso abbastanza frequente, viene chiamata anche inversione e consiste proprio nell'inversione di due o più parole rispetto a quello che sarebbe l'ordine abituale o normale in cui si dispongono nella frase. Ad esempio, convenevole cosa è, carissime donne? La costruzione sarebbe è cosa convenevole. Oppure, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, io nel pensiero mi fingo una quiete profondissima, sarebbe la costruzione corretta. Quest'ultimo esempio è tratto da Leopardi, quello precedente da Boccaccio. Ecco, diciamo che l'anastrofe conferisce proprio eleganza, importanza a quello che si dice, quindi esterna una ricercatezza particolare nella costruzione della frase, che spesso ricalca anche la costruzione latina, quindi costituisce un richiamo ad una prosa raffinata, perché questa patina di antichità chiaramente conferisce un aspetto lontano dal parlare quotidiano e più legato invece ad una sfera elevata.
Poi, altra figura retorica interessante è l'interrogazione o domanda retorica. Questa è molto spesso utilizzata anche, diciamo, con finalità ironica nel linguaggio parlato, ossia una domanda che non attende una risposta perché la risposta è implicita, è una finta domanda in sostanza. Quindi è un'affermazione o una negazione fatta, in forma interrogativa, un po' come quando, ad esempio, noi insegnanti diciamo agli allievi: ti va di fare l'esercizio? Ecco, chiaramente non è una richiesta che implica il fatto che si possa rispondere di no, quindi è un invito fatto sotto forma di domanda. Ecco, invece, se volessimo prendere un esempio letterario, ad esempio da Leopardi, dalla celeberrima poesia A Silvia, o natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? Quindi si tratta di due domande la cui risposta è evidente, o comunque è evidente il fatto che il poeta non stia realmente interrogando la natura, ma si stia piuttosto ribellando, lamentando con la natura, per quello che è il comportamento che assume nei confronti degli uomini. Prendiamo adesso invece in considerazione l'ossimoro, che è l'accostamento di due parole fra loro contraddittorie. È un caso particolare di antitesi, quindi sarebbe il caso magari di spiegare prima che cos'è l'antitesi, ossia la contrapposizione di concetti opposti o comunque fortemente divergenti. Abbiamo ad esempio una serie di antitesi in questi celebri versi di Petrarca: pace non trovo e te non ho da far guerra. E temo, e spero, e tardo, e sono un ghiaccio, e te volo sopra il cielo, e te giaccio in terra. Quindi abbiamo proprio la contrapposizione netta di concetti che sono uno il contrario dell'altro, il tutto chiaramente con una valenza espressiva di sottolineare questo tormento interiore del poeta. Ecco, dicevamo, quindi l'ossimoro è una forma particolare di antitesi ed è proprio l'accostamento di parole fra loro contraddittorie a tal punto da risultare quasi stridenti. È l'esempio di espressioni quali dolce amaro, una dolce pena, ecco, quindi sta ovviamente all'abilità del poeta riuscire ad utilizzarle con gusto in modo tale che appunto l'effetto non risulti caricaturale o stridente con il contesto, ma riesca a valorizzare al meglio quello che è il concetto che vuole esprimere. Come ultima figura retorica prendiamo in considerazione la cosiddetta figura etimologica, che è l'accostamento di due parole che hanno in comune la medesima origine etimologica. Ci appoggiamo sempre ad un esempio illustre, quindi sempre dantesco: esta selva selvaggia è aspra e forte. Selva selvaggia è proprio un esempio tipico di figura etimologica. E con questa lezione abbiamo terminato. Spero che abbiate trovato utile questo primo approfondimento sulla retorica. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale per i prossimi aggiornamenti. Arrivederci, alla prossima!